La Rodriguez ha confermato di provare forti sentimenti per Ignazio, la modella argentina ha parlato anche di Francesco Monte. Cecilia Rodriguez, dopo l'eliminazione dal Grande Fratello VIP, è tornata a raccontarsi in TV, come avremo modo di vedere durante la puntata di Verissimo, che andrà in onda questo pomeriggio, sabato 25 novembre. La bella modella argentina è stata intervistata da Silvia Toffanin. La giovane ha raccontato come ha vissuto la sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia, in particolare, si è soffermata sulla storia d'amore nata con Ignazio Moser, dopo aver lasciato in diretta Francesco Monte, l'uomo con cui stava da più di 4 anni. Cecilia si è detta sicura della scelta fatta e non vede l'ora di poter riabbracciare l'ex ciclista. La scelta di lasciare Francesco Cecilia non ha dubbi, la decisione di lasciare Monte e iniziare subito una storia d'amore con Moser è stata la scelta più giusta per la sua vita. Nel salotto televisivo di Verissimo, la modella ha voluto spiegare il vero motivo, che l'ha spinta a dire addio al suo fidanzato, non era più innamorata di lui, ed il motivo è che l'ex cronista di Uomini e Donne non la poneva più in cima ai suoi pensieri. Al contrario di Francesco, che si è detto ancora innamorato di lei nel corso di una recente intervista, la Rodriguez ha confessato che già prima di entrare nella casa del GF VIP vi erano dei problemi con l'ormai ex fidanzato, tant'è che quando ha avuto modo di riflettere sulla sua vita ha capito che la scelta migliore per lei era intraprendere un nuovo percorso che non prevedeva più la presenza di Monte. La sorella di Belen, inoltre, ha ammesso di aver amato molto Francesco, non a caso si parlava di matrimonio e figli, ma poi qualcosa è cambiato. A dire della Rodriguez, il giovane avrebbe messo al primo posto il suo lavoro e la realizzazione personale. Il fatto di voler diventare attore, quindi, sarebbe stato prioritario per il ragazzo, infatti tra i due c'erano state già delle incomprensioni, perché Cecilia in qualche modo si è sentita messa da parte. Tutte queste ragioni l'hanno portata, all'interno del reality, a non sentire la mancanza del suo fidanzato. Ciò era il sintomo? Che la relazione era ormai giunta agli sgoccioli con Ignazio e amore anche se Francesco non ha alcuna intenzione di parlare con la sua ex, Cecilia ha confessato di voler parlare con Monte per poter chiarire la sua posizione ma si è detta anche certa del sentimento, che prova per Moser, Ignazio l'ha conquistata. La Rodriguez è sicura, che non c'è solo attrazione tra loro ma anche un forte sentimento. Ne è la prova, che all'interno della casa, la sola vicinanza dell'ex ciclista la faceva stare bene. Non si tratta solo di passione ma di amore vero e proprio. Cecilia ha voluto specificare, come già aveva fatto, che non ci sono stati contatti intimi, non vede l'ora di poter stare di nuovo insieme al ragazzo, che le fa battere il cuore. Sembra dunque che ci siano tutte le basi per cominciare una storia d'amore duratura, che potrebbe far ricredere anche Alfonso Signorini, il quale ha espresso qualche dubbio circa la neocoppia. Cecilia è sicura di aver fatto la cosa giusta e anche dentro la casa Moser pare sentire la mancanza della modella, non ci resta che vedere come si comporteranno i due giovani quando dovranno affrontare la vita di tutti i giorni. Da parte sua la Rodriguez ha detto che andrà in bici e rinvenirà, dimostrando tutta la sua buona voglia di stare a fianco di Ignazio.